Amici, buonasera. Il momento è grave, la situazione è piuttosto precaria. Le cancellerie di tutta l'Europa e del mondo sono in fibrillazione. Voi direte, per cosa? Per il tifone? Per il tornado? Per Irene? Ma no, quello gli americani sanno ben risolverlo, sono abituati a ben altre lotte. No, domani avremo ad Arcore uno storico incontro tra gli unici due personaggi italiani a livello di statista. Abbiamo il senatore Bossi, nel frattempo caduto dal letto, che incontra l'onorevole Berlusconi, nel frattempo crollato nei sondaggi. Questi due personaggi dovranno decidere le sorti dell'Italia e l'Italia, essendo un macrocosmo, e chiaramente dovrà, le sorti dell'Italia dovranno poi condizionare quelli dell'Europa e l'Europa e quindi quelli del mondo intero. Per cui questo incontro sarà veramente di natura storica. Non viene da dire l'incontro di Teano con Garibaldi e l'obbedisco, quella è roba da barzelletta. Questa è una cosa che si riverberà nel tempo, nel futuro di tutta la popolazione mondiale. Io domando, e domanda Berlusconi soprattutto, io gli do ragione, cosa ci fa un Parlamento costituito da 630 deputati e 315 senatori più una quindicina di senatori a vita, quando per prendere queste decisioni ne bastano due sole persone, che tra l'altro sono alleati, per cui allora l'opposizione non serve a niente perché tanto sono tutti comunisti, per cui lasciamoli perdere. Quindi questi due possono fare e decidere tutto ciò che vogliono, modifichiamo quindi a loro favore, ma nell'interesse dell'Italia, nell'interesse del mondo, la Costituzione e mettiamo questi due voti e basta. Loro contano e loro comandano e loro decideranno, tanto sappiamo perfettamente che specialmente Berlusconi, il cui altruismo è noto, lo fa esclusivamente, direi, dico e sottolineo, esclusivamente nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Il Bossi, che è caduto dal letto, e il Berlusconi, che è crollato nei sondaggi, sapranno bene come risollevare le sorti dell'Italia e degli italiani. Arrivederci.